brevi saluti, prima ovviamente di passare alle domande eventuali dei giornalisti. Presidente, ricoinvolgeremo anche per un breve saluto, se ovviamente sei disponibile, il Presidente Pratico. La Coppia Tercenti, Claudio Loisio, Presidente della Coppia Tercenti di Reggio, è stato un partner strategico importante, fondamentale. Ti chiedo di salutarci, insomma, sì. Anche da lì, insomma, come ti viene più comodo, anche qua per dare anche il viso al pubblico. Salve a tutti. Niente, la Confesercenti è dal primo anno che è vicino al Comitato Corso Sud per questa manifestazione, ma per un semplice motivo, perché il Comitato Corso Sud con queste azioni di educazione territoriale ha dimostrato come con buona volontà alcune attività commerciali possono mettersi insieme e fare la differenza, soprattutto in un contesto come quello del Corso Sud, appunto, che in linea di massima è stato sempre abbastanza messo da parte rispetto a quello che erano le dinamiche commerciali del Corso Garibaldi, appunto. Io ho ascoltato con molto interesse tutti gli interventi, condivido in pieno quello che ha detto il dottore Basile per quanto riguarda il discorso di fare rete e fare sistema. Noi lo predichiamo da sempre, e da quando io sono diventato presidente è stato forse uno dei concetti che ho voluto esprimere con più forza rispetto a quello che è il bisogno di una città di poter fare sistema per poter in qualche maniera riuscire a uscire, se mi perdonate il gioco di parole, da questa spirale che ci sta portando in un contesto economico sempre peggiore. Non è stato un bel Natale, non è stato un bel Natale dal punto di vista dei risultati per le aziende. E io mi immagino quello che sarebbe successo se non ci fosse stata un'azione di animazione territoriale che ha portato tutte queste persone sul Corso Garibaldi. Una situazione che non è stata bella sarebbe diventata probabilmente ancora più tragica. Questo per dire che le azioni funzionano, ma secondo me si deve osare ancora di più. Bisogna esportare questo tipo di sistema in un contesto più ampio e con un respiro anche più ampio, con una voglia di guardare avanti e di guardare rispetto a tutto il territorio cittadino e far sì, per esempio, una cosa banale ma che è assolutamente importante, che il centro storico della città di Reggio Calabria possa diventare veramente un centro commerciale naturale dove tutte le azioni vengano in qualche maniera coordinate per raggiungere degli obiettivi. Oggi ci sono tanti problemi, c'è un canale distributivo come quello di internet che sta facendo una grandissima concorrenza ai negozi di prossimità. Noi diciamo sempre come Confesercenti che i negozi di prossimità, i piccoli negozi, i negozi storici dei centri cittadini sono non solo rendono il servizio che rendono, cioè quello che vendono le cose, ma sono anche un patrimonio delle città. Voi immaginatevi cosa sarebbe un centro commerciale senza piccoli negozi. Sarebbe solo con eventualmente pizzerie, ristoranti, sarebbe tristissimo, sarebbero delle cose che non andrebbero bene nemmeno per i cittadini. E allora dobbiamo, secondo me, è assolutamente importante prendere spunto da questa iniziativa che da 3 anni sta andando e sta producendo dei risultati e cercare in qualche maniera di trasferirla in tutto il territorio cittadino per far sì, e questo qua è sempre stato un problema che c'è stato a Reggio Calabria, per far sì che tutti quanti capiscano che fare rete è una ricchezza, non porta, non toglie niente a nessuno, ma semplicemente aumenta le possibilità di fare business e di farlo bene. Quindi io come Confesercenti ringrazio veramente Corso Sud per l'impegno che ha preso nei confronti della città e rinnovo la nostra vicinanza anche a qualsiasi altro tipo di iniziativa che continuerà a prendere.